Dory, tu vedi qualcosa? Vedo una luce. Una luce? Sì, laggiù. La vedo anch'io. Che cos'è? È così bella. Io mi sento felice. Il che è straordinario per me. Ho voglia di toccarla. Oh! Ehi, torna qui. E dai, torna qui. Ah, ora ti acchiappo. Adesso ti prendo. Ah, ora ti acchiappo. Voglio nuotare con te. Ti sto acchiappando. Il tuo migliore amico sarò. È finita la magia. Devo trovare mio figlio. Mamma! Tuo figlio Remo? Nemo. Infatti, chiediamo indicazioni a qualcuno. Ehi! Non a quello, potrebbe ingoiarci e sputare le nostre lische. Perché i maschi non vogliono mai chiedere indicazioni? Attaccatevi al cuscio! Imbarcatevi in un'avventura, grande come tutto l'oceano. Salve! Ah! Nemo! Non preoccuparti, le balene mangiano solo krill. Andiamo via! Oh, guarda, il krill! Walt Disney Pictures presenta un film Pixar Animation Studios. Alla ricerca di Nemo. Accidenti, l'acqua sta calando, è già mezzo vuoto! Avrei detto mezzo pieno. E piantala! Il mondo è pieno di magia. L'inverno lascia il posto alla primavera. Piccole cose diventano grandi. Tutto si trasforma continuamente. No! Come va, orso? Io non sono un orso, li odio gli orsi. Per mille germogli! Allora sei un castoro gigante! Sono d'accordo! Sono un uomo! Da manicomio! Ti senti bene? Sono stato trasformato in un orso per magia! Sei pazzo! Salute! La Walt Disney Pictures è orgogliosa di presentare un evento cinematografico tutto nuovo. Coda Fratello Orso. Ehi! Così mi spaventi tutti i pesci, amico. Yeah! Mi chiamo Coda. Dillo insieme a me. Coda! Bravo. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. No. Tell everybody I'm on my way. And I'm loving every step I take. Hear the sun beating down the summer. Non per vantarmi, però mi so muovere bene. Quando mi vengono i 5 minuti divento un animale e mi faccio paura da solo. Ma davvero? Riduci al minimo le tue smancerie da orsetto, chiaro ragazzino? Guarda con gli occhi di un altro. Vibra con il cuore di un altro. E scopri cosa vuol dire essere fratelli. Io ho sempre desiderato un fratello. La Walt Disney Pictures presenta Coda Fratello Orso. Vedi, neanche noi siamo alci, siamo due scoiattoli. Ah, beh, veramente lo scoiattolo è lui. Io, da parte di mamma, discendo dai lupi siberiani. Guarda che zanne.
grazie! Grazie della visualizzazione. Qui è il vostro gap di Mao 004, sempre l'età che vi parla. Accanto a me c'è il buon Peter Paul 002. Guardate qua, siamo vestiti eleganti. Chissà perché. Ora ve lo dico subito. Ecco qua anche mio padre. Allora, quello che vi stavo per dire è che vestiti eleganti per un evento molto speciale. Allora, ricapitolando tutto ciò, Pete, ricordi il 12 agosto in cui Corrado ha organizzato la festicciola al grottino? Certo, certo. Proprio così, ragazzi, oggi compio 18 anni e guardate qua, ci sono pure i panzerotti. Mario! Mario! Con Mario tutto è più bello! Ora gustiamoci questi bei panzerotti! Ci vediamo! Adesso siamo alla festa esterna. Non vi dirò il posto dove andremo a festeggiare perché è un segreto. Ok, siamo appena scesi dalla macchina, come potete vedere ci troviamo nello studio fotografico. Guardate qua che figata mostruosa. Cosa che a me potrebbe interessare dato che io faccio la scuola di audiovisivo. Comunque vabbè, adesso ci siamo recati allo studio del fotografo perché ci dobbiamo fare le foto prima del grande evento. Quindi via con le foto. 2000 years later. Allora, prima di partire, vi ho detto che il posto dove vado a festeggiare il mio 18° compleanno è un segreto. Si tratta di Vigna Caracciolo. Allora, aspettiamo che dobbiamo entrare e vedrete cosa ci sarà. Allora, abbiamo pure una sorpresa, c'è pure Edo di quella K101 con noi. Ed ecco io anche io. Ecco in tre. Sì, siamo tutti in tre. Vai, siamo, prepariamoci per la festa. Tutti e tre lo staff. L'Italia nella tradizione popolare religiosa in festa per me. Adesso. Wow, guardate qua che figata. Allora, questo sarebbe il fotografo. Mi ha detto che devo aspettare qui perché dobbiamo scattare delle ultime foto prima che inizi la festa. Ok. Abbiamo finito di fare le ultime foto all'interno del ristorante. Guardate qua che bella capannina. Ci sono pure dei rami d'ulivo che ricordano un po' la Domenica delle Palme. Se tutto va bene, l'anno prossimo rifarò il vlog simile a quello di quest'anno e scommetto che ci sarà qualcosa di più. Ecco qua l'ingresso del ristorante, come potete vedere l'avete già visto. Beh, che dire, aspettiamo che arrivano tutti. Adesso non ci resta altro che entrare proprio nel locale. Ecco qui la porta d'ingresso. Ok, ecco la sala prenotata del Vigna Caracciolo. Ah, ecco i suoi palloncini 18 azzurri. Ecco Gabriele. Bene. Ecco qua. A breve ci saranno altre riprese. Allora, il filmato lo vedete subito come entra lui, io devo fare l'ingresso. Devi fare l'ingresso tutto con la porta. L'ingresso e la musica per l'ingresso? Sta qui. Allora, devi dare prima quello, poi quello, giusto? Ah, allora devi dire... 12 seconds later. Oh, è il 18°!
Ok, bravissimo. Ora devi fare un discorso. Sì, facciamo, dai, metti vicino, dai. Vicino. Bene, gli occhiali, va bene? Bene, sopra il fisso. La camera è inserita. Che cazzo. Aspetta che la facciamo un giro. Ma giro. No, va bene. Tanti auguri, Gabriele. Tanti auguri a te. Sì. Faccio un'altra. Ok, bravo, va bene. Fermati. Quindi il coltello che c'è davanti, la mano destra. Prendi il coltello. Ok, ammannaglia, guarda verso sorriso, a posto, genitori, piccola, io sto per vuole no. Ed ecco il momento di preparazione a Gabriele alla sorpresa. Gabriele, guardami un attimo. Stai. Gabriele, guardami. Metti bene gli occhiali sempre. Gabriele. Ok. Gli occhi a me. Dai. Dai. Vediamo. Vai. Auguri Gabri da parte del tuo amico Antonio. Grazie. Brava, poi lo vedi, dai. Forza. Dai. Ciao, se ne vanno! Classico esempio di cuti di vino.
e ti chino di sottile. Oh, coglione! Cavallo! Boccia! Oh, Corrado! I tuoi 18 preziosissimi anni in felicità, serenità e salute dai tuoi cari fratelli Pierpaolo e Veronica. Veronica. Tanti auguri all'artista Gabriele per i suoi 18 anni, con un forte abbraccio dai nonni, Matteo Emanuele. Bravo. Grazie. 50 euro. Altre 50, sono 2? 150. Sono 200. 5 banconote da 50 euro. Grazie. 300. Bigliettino. Wow, che festa però. Il 18esimo comprende sempre più speciali. Per te, se allora festeggiamolo tutto sprint. Altre 2 banconote da 50 euro. Di chi sono queste, Gabriele? A parte della zia Angela che ti vuole tanto bene, auguri Gabriele. Grazie. Un altro bigliettino. Certo. 18 candeline fanno molta luce, ma tu oggi brilli molto di più. Buon compleanno. Grazie. Fatto grande una Caterina. Che bella. Quanto adesso. Sei grande, un abbraccio forte. 4 banconote da 50 euro. Ah, ci picchia. Stia andando forte. Ti auguriamo di essere sempre solare e felice come lo sei in questo giorno così speciale per te. Tanti auguri di buon compleanno della zia Carmela, zio Nicola, Manuele e soprattutto Monica. Soprattutto 3 banconi da 50 euro. Grazie. Di 50 euro. Metti dentro, dai Gabriele, metti dentro. Adesso chi tocca? Che con i suoi 18 anni ha conquistato tutto il mondo. Ti auguro altre 1000 primavere piene di felicità. Grazie.
No, è improvvisato. Però nessuno può battere il sottoscritto a livello di poesia. Infatti. Ok, ok. Oh, wow, attenzione, attenzione, quella se ne esce da dentro. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì, quello esce. Aspetta. E tu, Moni? Attenzione, attenzione. 100 persone. Attenzione, chiedo scusa. Bravo. Una scatola nera, bel regalo. Bello. Un orologio. Grazie, bellissimo. Bravo. Attenzione, ancora cade. Felicina. Felicina. Sì. Wow. No, è il calendario del 2004. Non è vero, è dell'anno in cui è nato. Bravissimo, grazie. Però ci sono delle chicche. Due figurine di San Magno. Ok. Questa è quella vecchia figlia, questa è quella che c'è adesso. Ok. Veramente. Ma deve spingere la figurante di Padre Pio. Giusto, bravo. Grazie. Grazie, grazie. Attenzione. Aragonesi. Wow! Cos'è? Braccialetto. Che bello! Che bello! Non è? Alle perle, che bello! Grazie! Wow. Bello, grazie! Finito il calendario? Vedi, Antonio? Ah, c'è il biglietto! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ah, eccoci qua dopo la grande festa. Eccoci qua, dice Giudice, stiamo quasi appena per spogliare. Sono le mezzanotte e 40, non so se riesci a vedere, aspetta. Mezzanotte, vediamo se si riesce a vedere. E io sono proprio stanco morto. Peter Paul, idem. E dentro di quella K101 pure. Mamma mia, sono stanco pure io. Per giunta, beh. Comunque, chi mi fa gli auguri adesso, e li ha fatti anche il 12, li ringrazio con tutto il cuore, con un bacio e un abbraccio. E anche al cuoricino il primo commento. Ok? Allora, che dire? Il vlog finisce qui, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non lo siete un mi piace lo stesso, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere nessun video e seguite me, Peter Paul e dentro di quelle K101 nella nostra pagina Facebook. L'Italia nella tradizione popolare e religiosa, dove a breve aggiorneremo anche sulla Madonna del Pozzo. Seguitemi anche nel mio profilo Instagram ufficiale, GrabidiMao4 Official, dove io tutto contento pubblico dei post all'invito del paranormale. Beh, Gabi Di Mao, la vigna Caracciolo che sponsorizzo con tutto il cuore, è tutto e ci vediamo in un prossimo esilarante video. Ciao ciao!